Sono ammessi canti e grida all'americana. Buonasera a tutti, mi presento, sono Francesco Paolo Tuzzolino, vengo dall'America, faccio parte anche io della nuova immigrazione e oggi parlerò del tema informazione e comunicazione per quanto riguarda l'area anglofona. Il tema di informazione e comunicazione è fondamentale in quanto collega tutti gli altri temi. Le informazioni cercate principalmente dai giovani comprendono visti e cittadinanza, elezioni italiane, regioni italiane, eventi culturali italiani, opportunità di studio in Italia e all'estero, opportunità di lavoro e formazione professionale, istituzioni italiane in Italia e all'estero, attualità, musica e spettacolo. I giovani italiani in area anglofona extraeuropea hanno difficoltà a collegarsi con gli enti del sistema italiano all'estero e a trovare informazioni a loro pertinenti e adatte. Le informazioni esistenti non sono prodotte con attenzione alle esigenze dei giovani anglofoni e non sono distribuite in modo da essere facilmente raggiungibili. È necessario un approccio sinergico tra i giovani e il MAE, il CGE, il Comites per affrontare la mancanza di informazione e comunicazione. Come punto di partenza della conferenza, anzi ringrazio qui il governo e tutte le istituzioni per aver dato a noi la possibilità di essere qui e riunirci e parlare e confrontarci, la conferenza sarà un'opportunità per delineare i problemi di informazione e bisogni di comunicazione, analizzando a fondo i punti di forza e i punti di debolezza nel rapporto tra i giovani e le istituzioni, come il CGE, i comites, le ambasciate e i consolati, le camere di commercio, gli istituti di lingua e cultura, università e mondo del lavoro in generale. Solo dopo aver svolto questa analisi si potrà cominciare a implementare una strategia di informazione e comunicazione. Ora vengo alla nostra proposta, che è comunque già stata ripetuta ed è molto importante per la nostra area. La proposta è quella di un sito web ufficiale dei giovani e per i giovani. Un primo passo per ovviare a questa mancanza di informazione sarà lo sviluppo di questa piazza virtuale. Bisogna formare un gruppo rappresentativo dei giovani italiani dei paesi anglofoni suddiviso per città che si impegni a lavorare sul portale con alcuni responsabili MAE, CGE, Comites, allo scopo di sintetizzare le informazioni sulla rete di enti nel mondo, compresi quelli regionali ovviamente, dare spazio alle associazioni, ai gruppi, specialmente quelle dei giovani italiani del mondo, per pubblicare le loro attività e i loro contatti, fra parentesi potremmo dire social networking. Mettere in contatto i giovani italiani nel mondo, per esempio tramite una bacheca, che sia più efficace del forum sviluppato attualmente, che comunque è poco pubblicizzato dal CGE. Collegare i giovani con altri enti nel mondo che svolgono attività di loro interesse, per coloro che forniscono le borse di studio, università che offrono corsi di lingua, questo principalmente per quanto riguarda le persone di seconda e terza generazione. Creare una mailing list di giovani per la ricezione di una newsletter elettronica cartacea che riporti gli ultimi aggiornamenti del sito ed eventi della propria area con esempio di nuove tecnologie, per esempio videoclip. Rendere informazioni semplici e chiare in modo da rispondere alle esigenze linguistiche dei giovani anche dal punto di vista stilistico. Questo è un punto molto molto importante, uniformare i template per area geografica in modo tale che siano riconosciuti dal governo come standard del sito web dei giovani nel mondo. Si propone inoltre di stabilire anche un albo di associazioni giovanili tramite il portale. Questo faciliterà la comunicazione tra l'Italia e le associazioni. Lo scopo della pagina sarà di raggruppare tutti i punti di riferimento per i giovani sia italiani in area anglofona extraeuropea che in Italia e tenerli aggiornati su tutte le possibilità e opportunità aperte a loro. Anche le istituzioni avranno la possibilità di avere un contatto diretto con i giovani tramite questo sito e tramite altri portali, riconosciuti validi nelle altre aree geografiche. Le infinite possibilità di questa comunità virtuali sono ancora da esplorare.
Suggeriamo che invece del portale non tanto conosciuto e non tanto accessibile creato per aprire discussione tra il CGE e i giovani, un portale come sopra suggerito potrebbe raggiungere moltissimi giovani con migliori risultati. Non dimentichiamo che un mezzo di comunicazione importante, efficace e apprezzato dai giovani rimane anche il mondo dello spettacolo, musica, teatro, danza, perché permette di essere sia spettatori che protagonisti. Questo è un punto molto caro. Questo è un punto molto caro alla nostra commissione. Per cui bisogna considerare la partecipazione dei giovani italiani all'estero sulla scena italiana. Ovviamente questo deve includere la collaborazione delle reti televisive italiane e quelle dedicate all'estero. Attualmente noi giovani italiani all'estero utilizziamo Facebook e blog, come Italians Online o iItaly per esempio nel Nord America, come piazza virtuale nella quale noi scambiamo le nostre idee, esperienze, informazioni che abbiamo individuato come le più richieste in questo documento. I paesi, e qua è una cosa molto importante per tutti noi giovani, i paesi anglofoni vogliono invitare voi tutti a urlare tutto quello che si è detto in questa conferenza, in questi 5 giorni lavorativi, ai vostri giovani, perché dobbiamo dare pubblicità prima di tutto spontaneamente attraverso i nostri blog, attraverso la nostra rappresentanza, attraverso i nostri siti, altrimenti tutto quello che noi diciamo qua rimane perduto o rimangono comunque parole in un documento. Questo è un mio pensiero comunque che voglio portare a tutti voi. Detto questo, volevo solo salutare e ringraziare la vostra attenzione. Grazie.